provate a chiudere gli occhi e a ricordare quali erano le macchinine che amavate da bambini, i vostri modellini preferiti, quelli con cui giocavate più volentieri. Lasciatemi immaginare, sicuramente avevano grandi prese d'aria sul cofano, passaruota giganti, ma soprattutto un sound cupo e profondo. Ecco, la Dodge Challenger Hellcat Wide Body è proprio così. Sembra una Hot Wheels in dimensioni reali e pare fatta apposta per far battere forte il cuore al bambino che c'è dentro ogni appassionato di motori. Perché alla fine la Dodge è come l'hamburger e la Coca-Cola. Parli di Stati Uniti e ti viene in mente lei. È l'emblema della sportività all'americana, un'autentica muscle car che sprizza grinta da ogni bullone. Fuori luogo in un mondo che parla sempre più di elettrico? Può essere, proprio perché molto presto, suo malgrado, anche Dodge passerà all'elettrico. Però... sentire il sound del motore V8 EMI è qualcosa di davvero imperdibile. Questo è un genere che piace sempre di più anche dalle nostre parti, nonostante ci siano ancora alcuni pregiudizi riguardo le sportive d'oltreoceano. Ma di come si guida parleremo tra poco. Quando la guidi è un po' come andare in giro con l'influencer del momento, è davvero impossibile passare inosservati. E vista la scena della Challenger, in tantissimi sono convinti che il listino della Dodge sia inarrivabile. Vediamo, secondo voi, quanto potrebbe costare un'auto con un motore V8 sovralimentato da 6,2 litri con 717 cavalli e quasi 900 Nm di coppia, capace di raggiungere i 313 km/h e di scattare da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo? Beh, sappiate che il prezzo di questa Dodge è 136.900 euro. E il menu tutto compreso parla di ammortizzatori a controllo elettronico, freni Brembo, cerchi da venti e gomme Pirelli. Ma non è tutto, perché alla faccia di chi pensa che un'americana come questa sia solo muscoli e pistoni, l'elettronica sulla Dodge è invece di alto livello. La Challenger la puoi personalizzare come vuoi. Puoi anche usare solo 500 dei suoi 717 cavalli, oppure avere lo sterzo più o meno diretto. E tra le infinite informazioni offerte dallo schermo centrale ci sono anche quelle dei veri petrol head, come la temperatura dell'aria del compressore, il rapporto stechiometrico, il grafico della coppia erogata e anche un bel report sulle vostre prestazioni in accelerazione. E c'è anche uno stereo Herman Cardon con 18 speaker, per chi vuole ovviamente una colonna sonora diversa dal sound che esce dagli scarichi. Ma siete proprio sicuri di volerlo? Ok, non la regalano. Ma le cifre di certe supercar europee sono lontane anni luce. Anche perché in questo caso ci si porta a casa una supercar fatta e finita, strapotente e con un look mozzafiato, con la stessa cifra che si spenderebbe per un grosso SUV e nemmeno dei più lussuosi. Adesso però veniamo al sodo, perché qui, oltre a tanto fumo, c'è anche tanto arrosto. La prima cosa che ho notato ovviamente è la sua dimensione, soprattutto nella parte anteriore, e ovviamente questa non è che sparisce quando si guida. Si vede proprio tanto il suo cofano, tanto muscoloso. Ma ancor di più è ovviamente il motore, il suo V8, che è davvero lineare, non è per nulla scattoso, ma quando si accelera scarica tutti i suoi cavalli, ma soprattutto ti schiaccia contro il sedile.
Nella guida di tutti i giorni è molto comoda, sicuramente in alcune strade italiane un po' piccole bisogna stare attenti, ma è super fattibile. Ma se si vuole spingere un po' di più, ma soprattutto ci si vuole divertire, c'è il tasto SRT dove si può scegliere l'opzione di guida tra sport e track. E in più ce n'è una terza, una personalizzata che puoi gestire tu come meglio ti piace e quindi anche per le caratteristiche che necessiti in quel particolare momento. Sul davanti rimane molto precisa, ma ovviamente con tutta questa cavalleria appena si inizia ad andare un po' più forte e si accelera un pochino più in modo brusco la macchina inizia a muoversi, ovviamente se la si tiene in normal comunque in estrema sicurezza. Quindi alla fine cosa mi porto a casa da questa esperienza con la Hellcat? Innanzitutto un gran dispiacere nel sapere che sarà l'ultima. È un'auto viscerale come nessuna, strabordante, arrogante, ma è anche un'auto capace di circolare a ritmo di parata, mansueta come un gattino. Se la sfidi, devi però sapere bene quel che fai. Se la accarezzi, è più comoda di molte berline. Consuma? Sì, un botto. Ma guidarla è un'esperienza talmente unica che il consumo è l'ultima cosa che ti viene in mente.